Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9 di giovedì 11 gennaio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto. E che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata, sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, come sapete, il 2024 è un anno che per il Santo Padre appunto ha indicato la Chiesa come un anno di preghiera, e quindi dovrebbe essere sempre così, per la verità, cioè la preghiera dovrebbe essere sempre al primo posto nella vita della Chiesa, nella vita anche di ogni famiglia, di ogni cristiano. Però è chiaro che questo anno deve essere in modo particolare. E allora volevo, cari amici, dare alcune indicazioni, perché anche i cristiani comuni, insomma, quelli che comunque lavorano, hanno tanti impegni, lavoro, famiglia, insomma, figli, eccetera, quindi che è comunque, diciamo, la grande maggioranza della popolazione. Poi ci sono i consacrati, sono quelli che ovviamente per scelta di vita mettono la preghiera al primo posto della giornata. Poi anche all'interno dei consacrati ci sono i monaci e le monache, quindi quelli che fanno della preghiera il canto quotidiano d'amore della loro giornata. Però in questo momento io mi rivolgo ai nostri ascoltatori, insomma, quindi al popolo di Dio, al popolo comune di Dio. Vorrei indicare, diciamo così, dare alcune indicazioni concrete, perché veramente questo invito alla preghiera che la Chiesa ci ha fatto quest'anno si concretizzi in un miglioramento delle nostre preghiere e quindi anche in un'organizzazione della preghiera nella nostra giornata e nella nostra vita. Allora, cominciamo con le cose più semplici. La giornata incomincia con la preghiera. Voi sapete che noi come Radio Maria trasmettiamo le preghiere del mattino, oltre al Rosario e alla Santa Messa, poi le preghiere della sera, insomma sono le preghiere del buon cristiano. Sono molto semplici: il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, il Credo, l'atto di fede, l'atto di dolore, insomma, le cose più elementari. E queste potrebbero essere, anzi devono essere, diciamo, un'opportunità per tutti noi, incominciando la giornata con Dio. Si comincia la giornata con Dio col segno della croce, un bel segno della croce, poi incominciamo magari a santificare la giornata con un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre, un messaggio personale che possiamo dare a Dio dal fondo del nostro cuore. Cioè, oltre alle preghiere c'è anche la possibilità di parlare con Dio, quindi dicendo a Dio: ti affido questa giornata, proteggimi, aiutami nelle difficoltà, insomma. Poi se hanno alcuni problemi gravi si chiede l'aiuto di Dio per poterli risolvere. L'aiuto di Dio, lo vediamo nella preghiera del Padre nostro, riguarda sia il regno di Dio sia il pane quotidiano. Che non ci sia nessuna giornata che non incominci con Dio, cari amici. E mettiamola tutta sotto la protezione di Dio. Se guardiamo bene, in fondo ci vogliono soltanto alcuni momenti, però se sono momenti fatti col cuore, cioè veramente mettersi un momentino alla presenza di Dio, in modo tale che sia come il sole che sorge al mattino, che illumina tutto il panorama del cielo e della terra, e così sia anche la nostra preghiera del mattino, un sole che illumina la nostra giornata. Poi ovviamente durante la giornata noi possiamo fare delle piccole preghiere personali, delle piccole ciaculatorie, cioè: Gesù, ti voglio bene, Gesù, ti amo, Gesù, aiutami, Gesù, Maria, insomma, anche i nomi di Gesù e di Maria pronunciati col cuore, visto che molti bestemmiano insultando i nomi di Gesù e di Maria, noi potremmo fare tutto il contrario, in modo tale che la presenza di Dio, tu sia al lavoro, sia in macchina, sia in qualsiasi altra parte,
sei lì che fai la coda alla cassa del supermercato, puoi sempre offrire a Dio, come dire, inviare a Dio una giaculatoria. La giaculatoria vuol dire giavellotto, un iaculum, una freccia d'amore che indirizzi al Padre Celeste. E così come la Madonna ci ha invitato a fare il messaggio del 25 dicembre, di intessere la giornata, cioè gli istanti della giornata, direi anche in concomitanza con i battiti del cuore, che questi battiti del cuore inviano a Dio la volontà di amarlo e di servirlo e di camminare sulla via che lui ci indica. Ovviamente, cari amici, poi ovviamente dico la preghiera man mano che si è fedeli agli appuntamenti fondamentali, poi scorre veloce nel senso che scorre come un ruscello di acqua fresca che scende dalla montagna, diventa una santa abitudine, diventa un orientamento interiore, per cui poi è più facile poi sottrarci, come dire, da tutte le distrazioni, le preoccupazioni, le emozioni che dobbiamo affrontare durante la giornata, per cui rischiamo di soffocare, a volte di innervosirci, attraverso istanti di preghiera, momenti di preghiera in cui riacciuffiamo noi stessi e ci rimettiamo davanti a Dio, riacquistiamo di nuovo la serenità. Poi, cari amici, l'altro appuntamento, la giornata e la sera. E questo è veramente anche il momento più difficile per pregare, perché si va a casa, si chiacchiera, si va, poi arrivano, si accende, la televisione è sempre accesa ovviamente, si sente di tutto, si vede di tutto, e possiamo ben dire, cari amici, che la televisione ha distrutto la preghiera della sera nelle famiglie e soprattutto ha distrutto il Santo Rosario. Qui ovviamente bisognerebbe prendere delle decisioni concrete, per cui sì, per carità, sì, uno vuole vedere una cosa, però che non sia la televisione sempre accesa tutta la serata, insomma, al momento anche la famiglia si può riunire per dire il rosario, anzi si deve fare per il bene della famiglia, perché il rosario detto in casa tiene lontano il diavolo dalla casa, lo spirito della divisione, della discordia, lo spirito del male, che distrugge le famiglie, e non c'è altro che la preghiera in famiglia, come ci ha raccomandato la Madonna ancora recentemente, che tiene lontano Satana. E comunque, cari amici, la Madonna ha anche detto, guardate che voi spegnete la televisione, perché poi passando la serata davanti alla televisione non c'è più voglia di pregare. E poi c'è il momento personale di quando si va a letto, cari amici, che deve essere un momento in cui si presenta a Dio la giornata, anche con quella bella preghiera che è inserita nelle preghiere della sera, no? Per cui al mattino si chiede a Dio l'aiuto per la giornata, la sera si chiede perdono a Dio per le cose mal fatte, si ringrazia a Dio per le cose ben fatte, si chiede la sua benedizione prima del riposo. Ecco, cari amici, i due poli, la giornata si apre con Dio, si chiude con Dio, la giornata è illuminata da Dio, con piccoli richiami che facciamo, richiami che facciamo anche con gli amici, mandiamo un messaggio, mandiamo una parola, eccetera, no? E così si deve fare con Dio, in fondo Dio ha voluto assumere un nome familiare, quello di padre nei nostri confronti, quindi sono i figli che mandano messaggi d'amore a Dio Padre, a Gesù nostro fratello, alla Vergine Maria nostra madre. Questo dunque quello che fa sì che la giornata sia come il sole illumina la giornata, così la nostra preghiera illumina la giornata. Questi due appuntamenti al mattino e alla sera. Poi, cari amici, dove dobbiamo veramente dare una svolta, perché è scandaloso
il nostro comportamento al riguardo, era domenica. E quindi, cari amici, la domenica vuol dire giorno del Signore. La domenica è il settimo giorno che non appartiene alla struttura del tempo passeggero, ma è la domenica è l'eternità, è il giorno eterno che è stato messo alla fine del tempo che passa. I sei giorni della settimana nell'intenzione della scrittura sono i giorni del lavoro, della vita nel tempo, della vita che si esaurisce con la morte, poi c'è il sabato, adesso c'è la domenica, ma allora c'è il sabato, che è il giorno del Signore. Il giorno del Signore, qua si poteva neanche lavorare, si poteva, anche tuttora gli ebrei lo osservano. Difatti, come vedete, le guerre che hanno scatenato nel dopoguerra contro Israele, o anche l'evento del 7 ottobre, sono moderato, era proprio di sabato. E quindi, cari amici, noi la domenica è giorno del Signore, deve essere illuminato da Cristo risorto e ci deve essere, non dico l'obbligo, ma il desiderio, la gioia di partecipare alla Santa Messa, di ricevere l'Eucaristia e essere in grado di ricevere l'Eucaristia essendo in stato di grazia. Quindi, nel caso che sia in peccato grave, si fa la comunione. Se si è in situazioni in cui non si può fare la comunione, non si fa la comunione, si fa quella spirituale e lasciare che la grazia ci porti alla decisione di rimediare a situazioni che non vanno bene davanti a Dio. Quindi l'invito che vi faccio pressante, perché andiamo in tempi in cui non si potrà più scherzare col Signore. Cioè il tempo che ci aspetta è il tempo in cui la Madonna ci dà la salvezza se rispondiamo alla chiamata. È chiarissimo. Cioè la Madonna dà la salvezza. La salvezza, parlo della vita in questa terra. La Madonna ha promesso la salvezza che è duplice, è quella nel tempo e quella nell'eternità, tutti quelli che rispondono alla sua chiamata, che hanno risposto, che rispondono e che risponderanno. Quindi la salvezza è alla portata di tutti quelli che rispondono alla chiamata. La risposta alla chiamata della Madonna implica la preghiera, implica la santificazione della giornata, implica la santificazione della domenica, la partecipazione alla messa la domenica, deve essere un appuntamento a cui mancare mai, né alla domenica né alle altre grandi feste dell'anno, che sono la Pasqua, che è sempre di domenica, comunque il Natale, l'Immacolata, le grandi feste, tutti i santi, insomma i grandi appuntamenti dell'anno. E questo deve essere un proposito che dovete fare e personalmente e come famiglie, che vi assicura la benedizione di Dio e poi prendete, come dire, il cibo necessario per il pellegrinaggio settimanale, che è la parola di Dio, che è la parola della Sacra Liturgia, che è la Santa Eucaristia. Come noi facciamo un viaggio, cioè riempiamo lo zaino del necessario, così noi ogni settimana riempiamo lo zaino del necessario, cioè la cosa più importante è la parola di Dio, la Santa Messa. E poi, cari amici, quello che vorrei raccomandarvi come proposito di quest'anno, cioè vi sto dando un panorama di impegni che dovete fare quest'anno, ma farlo per amore di Dio e per il vostro bene, la confessione. La Madonna ci ha raccomandato una confessione una volta al mese. La Chiesa dice almeno una volta all'anno, però una volta all'anno è chiaro che è poco. E poi comunque anche la Chiesa dice tutte le volte che si ha bisogno, cioè se è in peccato mortale e per poter partecipare all'Eucaristia, cioè per ricevere l'Eucaristia, c'è bisogno della confessione. Cercate di essere fedeli a questo impegno mensile alla Santa Messa, alla confessione, cioè che la confessione diventi come è effettivamente uno strumento, un appuntamento, una guida,
un incoraggiamento nel cammino di santità a cui tutti siamo chiamati. E comunque sia, almeno osserviamo il precetto della Chiesa, insomma, una confessione a Natale, una confessione alla Pasqua, una confessione per l'Immacolato, una confessione per i Santi, insomma, almeno alcuni gli appuntamenti più importanti dell'anno, non dovremmo mai mancare la confessione. E comunque ogni volta che siamo in peccato grave, perché, cari amici, quando Dio ci chiama, dobbiamo avere l'anima pulita. Poi, cari amici, questi dunque appuntamenti importanti a Santa Messa e alla confessione. Quello che vi ho presentato è un panorama semplice, dove ci sono tutti quegli appuntamenti che i nostri, dico la mia generazione, quando ero ragazzo io, erano all'ordine del giorno di tutte le famiglie. Poi è arrivata la modernità, è arrivata la televisione, sono arrivati i giornali, è arrivata la visione della vita è improntata all'ateismo, al materialismo, ma siamo forse più felici? Siamo forse più protetti? Siamo in balia del demonio che ci tiene al guinzaglio? Senza preghiera siamo fiori appassiti, senza preghiera siamo fiori morti. Quindi coraggio, rinverdiamo le nostre anime in questo anno di preghiera che la Madonna ci ha dato, e ovviamente vi incoraggio, come ha fatto la Madonna più di una volta, anche alla preghiera personale, che è molto importante. Una volta Madonna ha detto, parlando di suo figlio, ha detto parlategli, cioè parliamo con la Madonna, parliamo con Gesù, parliamo col Padre Celeste, chiediamo la grazia dello Spirito Santo. Facciamo un programma di preghiera per questo 2024, non troppo semplice, ma accessibile, quello che le famiglie della generazione precedente alla mia e facevano tutte, e adesso lo fanno neanche il 5%, ma sono forse più felici, più protette, più migliori moralmente e spiritualmente. Niente affatto. Bene, carissimi, questo era il messaggio di oggi, il pensiero di oggi riguardante le preghiere del buon cristiano. Adesso, cari amici, dunque, vorrei dedicare questa nostra chiacchierata che facciamo al mattino, una grazia, io la ritengo per me una grazia importante, una grazia, la ritengo per me un impegno molto importante, e poter parlare a tante persone, quindi mi sento responsabilizzato a prepararmi ogni volta. Comunque anche a fare quello che devo fare, perché in fin di conti, insomma, sono sacerdote, sono anche un giornalista per quello, però è chiaro che voglio fare veramente quello che dice il titolo, lettura cristiana della cronaca della storia. Allora vorrei dare oggi, cari amici, una panoramica internazionale, vorrei fare una panoramica internazionale che l'ha già fatto il Papa, però non voglio entrare così nei particolari, una panoramica che è un po' più, come dire, teologica, nel senso che il Papa ha parlato a degli ambasciatori, quindi si è mosso sul piano etico, politico, sul piano sociale ovviamente. Noi invece, parlando a Radio Maria, abbiamo la possibilità di fare un discorso che si allacci di più anche ai messaggi della Madonna. Dunque, quello che è la prima cosa che volevo dirvi, che siamo entrati e abbiamo, ribadisco, quella che è la mia convinzione, è che la Madonna ci ha fatto un grande regalo con questi due anni, che 2024-2025, che dal punto di vista spirituale hanno un grande significato per noi personalmente e per la Chiesa in generale. Cioè 2024, l'anno della preghiera, è provvidenziale, a mio parere, nel piano di Maria, perché nulla più della preghiera rinvigorisce le anime e le prepara alla battaglia. Poi, dal punto di vista, possiamo dire, eccezionale, penitenziale comunque, è il 2025, l'anno del Giubileo, è un anno importantissimo, cari amici, perché
Nel giubileo la Chiesa chiama se stessa e chiama l'umanità alla conversione, al cambiamento di vita, al cambiamento di prospettiva, alla liberazione di se stessa e da tutti i lacci, i lacciuoli, le catene, le zavorre che ci frenano e da tutte quelle potenze di male che ci, come dire, imprigionano e ci distruggono. Cioè un anno di liberazione deve essere, cari amici. Questi 2 anni, a mio parere, sono un dono di Maria, Regina della Pace, che la Madonna ci ha dato attraverso la Chiesa, attraverso il Santo Padre, per prepararci al tempo dei segreti. Io non dico che i segreti cominceranno nel 2026, potrebbero anche. Forse anche prima, non si sa, è proprio il scenario di più segreto dei segreti in Međugorje. E questo ne indica la serietà. Però questi sono 2 anni di grazia, sfruttiamoli per il bene delle nostre anime. Questa è la prima cosa che volevo dire. Adesso scendo più concretamente, perché noi dobbiamo cercare, benché il soprannaturale sorprenda e benché noi non siamo in grado di indovinare quello che Dio farà. Voi avete visto anche questa chiamata alla Madonna. Il 1 gennaio l'ha fatta il 31 sera, chi immaginava? Nessuno, neanche la veggente Maria immaginava, anzi è rimasta scioccata. E quindi attenzione cari amici, perché le sorprese ci sono state e ci saranno. Detto questo, però noi, come ci ha invitato a fare la Madonna, lei ci ha invitato più di una volta a valutare, a discernere i segni del tempo, i segni della sua presenza, ma anche i segni della presenza di Satana. E questo lo possiamo fare attraverso l'analisi della storia, delle vicende storiche, dove appunto noi possiamo vedere il piano di Satana, che ormai è chiarissimo, vuol distruggere la Chiesa e vuol distruggere il mondo, e il piano della Madonna, anch'esso chiarissimo, quando ha detto: ma Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite e per il quale vivete. Però queste cose maturano nella società. Perché? Perché devono maturare nella società? È perché Satana vince quei cuori che conquista. La Madonna vince quei cuori che conquista. Quindi noi, è attraverso le azioni umane, le parole che gli uomini dicono, attraverso le cose che gli uomini fanno, che noi vediamo quello che deve accadere. E quindi non è che i segreti scoppiano all'improvviso, stanno già maturando nel tempo. Dobbiamo fare discernimento. Allora, da questo punto di vista, cari amici, noi dobbiamo dare uno sguardo internazionale, come ha fatto il Papa. Però a mio parere, io benché diciamo non bisogna mai dimenticare che la visione della Madonna è sempre globale, quindi riguarda tutta la terra, tutti i popoli, benché abbia sentito dire riguardo i messaggi che vengono da Civitavecchia su una guerra fra Oriente e Occidente, è un'espressione molto vaga comunque. Personalmente io sto molto ancorato a Fatima, a quello che è accaduto e a quello che sta accadendo. E cioè, a mio parere, le parti in causa sono soprattutto 2. Ambedue citate dalla Madonna sono la Russia e l'Occidente. E questo... La Russia era già presentissima nei messaggi di Fatima, già ha detto tutta la traiettoria che la Russia avrebbe percorso fino a quando il cuore immacolato di Maria avrebbe trionfato. Quindi dopo, cioè il trionfo del cuore immacolato di Maria comprende anche la conversione della Russia, quindi quello già era già a Fatima. Però all'inizio dei messaggi di Međugorje, il 30 ottobre del 1981, la Madonna ha parlato di Occidente e di popolo russo. Quindi per me sono questi i due
le due realtà da tenere sott'occhio. Allora, cari amici, vediamo allora per prima cosa l'Occidente. Cosa comprende l'Occidente? L'Occidente comprende l'Europa, comprende l'America, possiamo dire i paesi di antica cristianità soprattutto. Poi, per carità, ci sono le alleanze politiche e militari, magari vanno al di là di questo, però dal punto di vista diciamo della prospettiva delle rivelazioni mariane, la Madonna parla chiaramente di popolo russo, prima di Russia e poi di popolo russo nei messaggi di Međugorje e nei messaggi di Međugorje di Occidente. L'Occidente era già presente nei messaggi di Fatima, però non viene nominato in quanto tale, lo viene nominato proprio dalla Madonna a Međugorje. Per cui bisogna stare qui su questi due punti a esaminare. Allora, qual è la situazione attuale dell'Occidente? La situazione dell'Occidente è questa, che è l'Occidente produttivo di una civiltà che nella sua modernità, nella sua versione moderna, è profondamente anticristiana. Non ci dubbia al riguardo. Ed è una prospettiva questa che è maturata nel tempo, prima in Europa, poi negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti, diciamo così, a mezzi di diffusione calida, condizionale tutto il mondo, tutti i grandi social sono tutti in mano agli americani, insomma, quindi alla fine sono loro che plasmano il mondo moderno, e il mondo moderno è un mondo senza Dio. È un mondo che distrugge i valori cristiani, e è un mondo che si pone in alternativa al cristianesimo. Potenzialmente lo perseguiterebbe, è pronto a perseguitarlo, ha scritto Benedetto XVI, proprio uno dei suoi ultimi scritti. In Occidente, il potere fondamentale è quello di Washington, un potere minore subordinato è quello di Bruxelles, cioè dell'Europa. In Occidente si chiama l'anno delle elezioni, ma le più importanti sono quelle che avvengono negli Stati Uniti. Per quale motivo? Poi magari ci saranno qui i nostri ascoltatori negli Stati Uniti che mi contrastano, però io dico quello che dicono i giornali europei, non so lì come poi vanno le cose. Però negli Stati Uniti ci potrebbe essere una novità di non poco conto, e cioè che le elezioni vengono vinte da Donald Trump. Questa è una possibilità che la stampa internazionale ritiene concreta, e lui stesso si dice certo di vincerle, e non sto giudicando Jonathan, che comunque meriti sul piano della difesa della vita nei suoi 4 anni di presidenza ne ha avuti, e non pochi, insomma. E il problema di Trump, almeno secondo i giornali europei, è molto semplice, è che se la Russia aggredisse l'Europa, Trump ha detto non so se gli Stati Uniti vi aiuteranno, ha detto gli europei. Questa non è mica una cosa da poco, è una cosa epocale. Io ci riflettevo stamattina leggendo un articolo. Cioè, noi sappiamo che gli Stati Uniti hanno fatto fatica, i presidenti degli Stati Uniti, a intervenire nella guerra del 15-18 e ancora più in quella del 40-45, insomma. Cioè, c'era una resistenza, c'è sempre stata una componente isolazionista degli Stati Uniti rispetto all'Europa, però poi alla fine l'interventismo è sempre trionfato, possiamo dire. Allora, è determinante, sul fatto che la Russia attacchi l'Europa non ci piove, fuori discussione, è nei programmi di Putin, di Kirill, di tutti i loro sostenitori al governo e nella cultura
nell'organizzazione della società, cioè li vogliono l'impero russo allargato possibilmente non solo, non solo l'impero russo sui paesi dell'est, ma anche su quelli dell'ovest, perlomeno un protettorato, dice di nuovo il redivivo Alexander Dugin, redivivo perché vedremo fra poco. Allora, questo, cari amici, dunque, potrebbe essere una grande sorpresa il prossimo anno, o fra 2 anni, non so, vista la debolezza dell'Europa incapace da solo difendersi, la possibilità che la Russia porti avanti quello che ha sempre fatto. Cioè la storia della Russia è una storia di guerre, ha sempre fatto la guerra la Russia, perché lo zar che non fa la guerra e non allarga il territorio russo non è uno zar, è da eliminare. Quindi queste sono cose scritte da storici che conoscono bene la Russia. Quindi questa è una possibilità da considerare. Vorrei a questo riguardo leggervi un brevissimo articolo pubblicato oggi dal Corriere, in cui si ricordano, si ricorda quanto Donald Trump ha detto all'attuale presidente della commissione, cioè Ursula von der Leyen. Ha detto Trump: se l'Europa verrà attaccata, noi non verremo ad aiutarvi. Vediamo questo articolo. Lo dico perché questa è una prospettiva possibile da non scartare, con tutte le conseguenze che ne derivano. Allora, se l'Europa, dovete capire che l'Europa è sotto attacco, che se l'Europa è sotto attacco, dice Donald Trump, non verremo mai in vostro aiuto, non verremo mai in vostro aiuto, e comunque la NATO è morta, tutti la lasceranno, tutti abbandoneranno la NATO, virgolettato quello che ho letto. Lo ha detto Donald Trump quando era ancora presidente nel 2020 alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo quanto rivelato ieri dal commissario europeo Thierry Breton. Una conversazione avvenuta durante il forum di Davos di 4 anni fa, rievocata dal politico francese ieri a una conferenza ospitata da un gruppo dei liberali del Renew Europe al Parlamento europeo. E fra l'altro, ha continuato Trump, voi mi dovete 400 miliardi di dollari perché non avete pagato, voi tedeschi, quello che dovevate pagare per la difesa, ha aggiunto Trump. Difatti, come sapete, l'attuale governo tedesco già da 2 anni ha stanziato cifre enormi per il riarmo. Questa era una notizia. Ho dato la notizia l'altro ieri del ministro della difesa tedesco, che ha detto che prevede entro la fine del decennio, cioè entro il 2030, una guerra fra Russia e Europa. Le parole di Breton non stupiscono, perché durante il suo mandato presidenziale Trump si è scontrato più volte con gli europei su commercio e difesa, più volte ha minacciato di lasciare la NATO. Adesso il sito della sua campagna elettorale afferma, fra gli obiettivi di nuovo mandato, quello di definire il processo iniziato sotto la mia amministrazione di rivalutare in modo fondamentale il proposito e la missione della NATO. Una fase criptica, cioè ovviamente la dice per non spaventare, ma in cui la sua squadra, quella di Trump, rifiuta di dare indicazioni più concrete, cioè riorganizzare la NATO, come dire, può significare tante cose, insomma, anche quella di liquidarla, ma anche la promessa di porre fine alla guerra in Ucraina, da giù di 24 ore, ha detto Trump. Trump ha promesso che se sarà eletto presidente, comunque l'ha detto appena scoperta la guerra in Ucraina, lui ha detto che lui è in grado di porre fine alla guerra in Ucraina da giù di 24 ore. Non può non allarmare le capitali europee, ricordando la posta in gioco nelle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre, proprio mentre stanno per iniziare le primarie repubblicane. Quei commenti ci diedero la sveglia, ha detto Breton, e ora potrebbe ritornare. Cioè, ora è chiaro che potrebbe vincere le elezioni. Lunedì i caucus repubblicani nello Iowa, scusate questi nomi li dico all'italiana, saranno la prima prova della sua forza fra l'elettorato di destra,
mentre le previsioni sulle elezioni generali di novembre lo vedono in testa in diversi stati in bilico su Biden, seppur il margine fra i due si sia ridotto. Un portavoce della campagna elettorale di Biden ha commentato così le parole di Breton, parlando al sito politico. Cioè Breton è quel commissario europeo che ha riferito le parole di Trump nel 2020. Lui adesso le ha commentate così: l'idea che abbandonerebbe i nostri alleati se non ottiene ciò che vuole sottolinea quello che già sappiamo di Donald Trump. L'unica persona di cui gli importa, dice Breton, è lui stesso. Il portavoce Amar Moussa ha aggiunto: come presidente Trump ha trascorso 4 anni a ingraziarsi i dittatori, indebolendo il nostro paese. Beh, è chiaro che oggi qui sono tutti critici di Trump. Il senatore Tim Kaine, democratico della Virginia e membro della Commissione delle Forze Armate, che ha contribuito a sponsorizzare una legge per evitare un presidente che un presidente ritiri la NATO senza approvazione del Congresso, ha intervenuto su X dicendo: non abbandoneremo i nostri alleati. Cioè adesso in pratica, per correre ai ripari, un senatore democratico, Tim Kaine, propone la votazione di una legge che impedisca al presidente di ritirarsi dalla NATO senza l'approvazione del Congresso. Però è chiaro che non c'hanno la maggioranza, quindi i repubblicani, i democratici al Congresso, c'erano i repubblicani, quindi quella legge lì non passa. Perché questa notizia? Io non voglio entrare adesso nella diatriba delle elezioni americane, però è chiaro che questa cosa qui ci interessa, è come se ci interessa. Cioè è chiaro che la Russia, se Putin subdora che cioè gli Stati Uniti, d'altra parte anche nelle due guerre precedenti, quelle mondiali, non sono entrati subito, insomma, hanno dovuto faticare un po' i presidenti degli Stati Uniti per convincere l'opinione pubblica ad entrare in aiuto degli europei. È chiaro che se Putin riesce a capire che l'Europa è sola, potrebbe tentare il colpo, anche perché non mancano all'interno dell'Europa nazioni potenzialmente filorusse come l'Ungheria, come la Serbia, per esempio, come parte della Bosnia o altre, non lo sappiamo. Quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che comunque una guerra in Europa è più che possibile. Cioè questo mi fa capire a me, sia che vinca Trump sia che vinca Biden, comunque sia che la guerra in Europa ci sarà, a mio parere ci sarà, perché non vedo dove se non in Europa. Cioè la Russia è il protagonista del tempo dei segreti, ma la Russia non interessa l'Asia. Cioè c'è mezza Asia a disposizione, l'altra parte la controlla la Cina, che è un suo alleato. La Russia non ha nessuna guerra da fare in Asia, la Russia la guerra la fa in Europa. Vuole riprendersi l'Europa? Sì, e magari per riprendersi anche come terza Roma, Mosca vuole prendere il primato a Roma. Sotto il profilo religioso, questo è la cosa più evidente, basta leggere fra le righe quello che loro dicono. È quello che Dugin anche recentemente ha detto chiaro e tondo, e cioè che loro sono l'unica vera chiesa, loro sono la verità e noi siamo l'Occidente da salvare dall'eresia, capito? Poi ci salvano come stanno salvando l'Ucraina. Allora, cari amici, adesso andiamo a vedere la Russia, perché a questo punto andiamo a vedere com'era la situazione della Russia. Allora, al riguardo, io ho già detto tutto al riguardo, per carità. Vi ho già spiegato quella che è la convinzione che io mi sono fatta, e che mi sono fatta attraverso lo studio dei messaggi della Madonna da Fatima Medjugorje, dove l'attore principale, negativo, anticristico è la Russia. Anche l'espressione alla fine il popolo russo sarà quello che più non era Dio rafforza la mia tesi, cioè perché si converte alla fine. Perché chi si converte, secondo voi? Chi si converte, chi ne ha fatte di cotte e di crude? Non certo chi si è comportato bene. Quindi, evidentemente, se si converte avrà le sue ragioni per pentirsi, per vergognarsi,
Ma a chi li ha di l'avranno le ragioni, però la Madonna ha parlato del popolo russo. Alla fine la Russia si convertirà, insomma, quindi teniamo d'occhio l'evoluzione. Allora, riguardo, cari amici, vorrei, dunque, tenuto presente che da qui a termine dei segreti, che io continuo a pensare, mi piace pensare, poi non sarà vero, che si concluderanno nel 2033, che è il secondo millennio della redenzione. In questo tempo la Russia sarà protagonista in Europa. Poi magari è chiaro che la guerra mondiale, anche le altre guerre mondiali, sono divampate un po' dappertutto. Poi magari la Cina approfitterà per prendersi Taiwan, per carità. Ci saranno anche lì, però il cuore della battaglia è l'Europa. Questo è quello che penso io. Perché la Russia è protagonista. La protagonista della Russia in Asia dove vuoi che sia protagonista la Russia. Non vedo dove. C'è la Cina che lì vuol comandare, c'è poco da fare. Allora, a questo riguardo, sono comparsi proprio questi giorni dei segnali inquietanti riguardo a quello che la Russia intende fare. Cioè, quello che intende fare la Russia con l'operazione speciale era quello di prendersi l'Ucraina in pochi giorni e poi almeno una parte di quei paesi del Baltico dove ai confini con la Russia ci sono minoranze russe e poi altri stati vicini come la Moldavia e la Georgia che comunque sono nel panorama russo. Poi mi fermo all'Europa, ovviamente, perché poi la Russia ha delle ambizioni anche in Asia, ai paesi dell'Asia come Kazakistan, Azerbaijan, eccetera, dove però Mosca sta attenta a muoversi, perché Pechino non scherza. Allora, in Europa sicuramente Putin, secondo la sua dottrina del Ruski Mir, cioè vuole riunire tutti quelli che parlano russo, quindi anche le minoranze russe che sono i paesi baltici, che sono i diversi paesi europei confinanti con la Russia, fra cui la Moldavia e la Georgia. Dopodiché, cari amici, una volta la Russia dominava tutti i Balcani fino alla Grecia, quindi la Bosnia, l'Erzegovina, l'Ungheria, la Romania, la Cecoslovacchia, eccetera, quelli li rivuole. O comunque non li vuole ostili e comunque spera di riacquistarseli, com'è vero che Lavrov un paio d'anni fa ha tirato fuori la storia che anche la Germania dell'Est deve ritornare alla Russia, il che ti fa dire cosa hanno in testa. Cioè, l'imperialismo russo vuole l'impero di prima, anzi sta lavorando in Asia, in Africa, e anche in America Latina per riprendersi quella estensione diplomatica, operativa che aveva anche prima, anche se la Cina intanto si è piazzata lei in Africa e in America Latina. Dunque, questo è il programma della Russia. Adesso Putin si è accorto che con l'Ucraina non ce la fa. Ha praticamente chiamato alle armi più di 500.000 di uomini, diciamo 1 milione perché 500.000 sono morti, 500.000 sono morti o feriti. Questi sono stimi occidentali, ma sono molto vicini al vero, perché anche l'Ucraina ha avuto i suoi, non così tanti, ma molti. Allora, benché si riesca a mangiarsi qualche chilometro al mese, però non può andare molto lontano. Se gli ucraini si organizzano un po' meglio di quello che hanno fatto finora, con più umiltà, e si mettono anche loro a scavare trincee, i russi non vanno da nessuna parte. Per cui cosa fanno? Mandano bombe a razzi su tutte le città, distruggendo tutto quello che possono, ma non avanzano un millimetro. Allora, quello che sta emergendo in questi giorni, mette Putin, che è un maestro, a mio parere, difficilmente superabile, in astuzia, Putin ha fatto sapere che lui prevede una guerra per 5 anni per completare
il suo programma di operazione speciale. Non so cosa vuol dire, non l'ha spiegato. Però nel medesimo tempo incominciano a circolare le voci e Dugin, che è re di vivo, e anzi è stato invitato in Italia per far conferenza addirittura, che dice che non si può tirare tanto per le nuvole questa guerra, bisogna usare le bombe nucleari speciali e farla finita con l'Ucraina. Quindi questo è, diciamo, il panorama che abbiamo davanti e che adesso desidero confortare con qualcosa che ho letto in questi giorni. Fra l'altro ho letto ieri un articolo di Roberto De Mattei che parla del discorso che ha fatto il Papa al corpo diplomatico, che io non condivido quel discorso che ha fatto De Mattei al discorso del Papa. Condivido il discorso del Papa, non quello di De Mattei, perché per ragioni che non sto a dire, però De Mattei ha fatto precedere il suo articolo da una considerazione di quello che ha detto Dugin in concomitanza più o meno a quello che ha detto il Papa, ed è molto interessante. Dunque, De Mattei comincia il suo articolo, pubblicato dal suo sito Corrispondenza Romana, con queste parole. Qual è la situazione del mondo in questo 2024 che si apre? Un ampio quadro è stato delineato da Papa Francesco nel suo discorso dell'8 gennaio agli ambasciatori presso la Santa Sede, riuniti per la tradizionale udienza di inizio anno. C'è un primo punto che merita di essere sottolineato. Papa Francesco non cita abitualmente Pio XII, ma questa volta lo ha fatto, due volte nel medesimo discorso, richiamandosi al celebre radiomessaggio ai popoli del mondo intero di Pio XII del 24 dicembre del 1944, in cui il Papa Pio XII proponeva le basi di un nuovo ordine internazionale, sviluppando importanti concetti come la differenza fra popolo e massa, che costituisce la degenerazione della democrazia. Un discorso, quello di Pio XII, che meriterebbe di essere riletto nell'imminenza delle elezioni europee del giugno del 2024. Questo l'ha scritto De Mattei e continua. Ma il punto saliente dell'intervento di Papa Francesco è stato quello in cui ha affermato che accanto alla realtà da lui più volte denunciata, cioè di una guerra mondiale a pezzi, egli vede avvicinarsi il pericolo di un vero e proprio conflitto globale. Il riferimento è alla minaccia di un'ecatombe nucleare che mai è stata vicina come negli altri anni. Cioè, la minaccia di un'ecatombe nucleare pende sulla nostra testa da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Come vi ricordo, Putin ha chiamato il ministro della difesa e gli ha detto di innescare il primo gradino di una possibile bomba nucleare. Adesso De Mattei riferisce, il re di vivo Dugin, re di vivo sui giornali occidentali. Ecco cosa ha detto Dugin. Non vedo alcun motivo per cui non dovremmo usare le armi nucleari. Ha recentemente affermato il politologo russo Alexander Dugin in un articolo uscito sullo Spectator, giornale inglese, del 6 gennaio, quindi 5 giorni fa, 2 giorni prima del discorso di Papa Francesco. Eduard Stavisky, che ha incontrato personalmente Dugin, scrive che egli, Dugin, considera l'invasione dell'Ucraina una guerra santa contro il satanismo dell'Occidente. Loro fanno la guerra santa contro il satanismo dell'Occidente. È un evento importante, ha detto Dugin, forse il più grande della storia, cioè distruggere Satana. Satana è l'Occidente, queste cose qui, che Satana è l'Occidente, lo diceva anche Khomeini. Cioè praticamente la Russia si è posta nella dimensione ideologica dell'Islam, cioè l'Occidente è cristiano, comunque paganizzante adesso, è Satana. Quindi questa guerra per distruggere l'Occidente, che ha detto Dugin va distrutto come Roma ha distrutto Cartagine, è un evento importante, forse il più importante, della storia.
Secondo Dugin ci troviamo in una situazione in cui o l'Ucraina cesserà di esistere in futuro e diventerà parte della Russia meridionale occidentale, oppure non ci sarà più la Russia. Cioè, detto in parole povere, per conquistare l'Ucraina sono disposti alla guerra nucleare. Chiaro? Questo è l'ideologo. Dugin è il vero ideologo, cioè è quello che dice quello che gli altri pensano e fanno, cioè lui dice quello che gli altri, cioè Putin e Kirill, pensano e fanno. Lui lo dice, sa bene l'italiano e parla, ha parlato nelle televisioni italiane come da un pulpito fino a 2 anni fa. Quindi lui dice questa guerra in Ucraina. Dunque dice, ci troviamo in una situazione in cui o l'Ucraina cesserà di esistere e diventerà parte della Russia meridionale, occidentale, oppure non ci sarà più la Russia, capito? Cioè, come ha detto anche Kirill, ci sarà l'Armageddon. Non ci sarà la Russia di adesso. Il problema è che esiste anche una terza possibilità in cui non ci sarà nessuno Armageddon. Cioè loro usano le bombe nucleari e avranno la risposta con le bombe nucleari. Quindi nella Russia, nell'Ucraina, nell'umanità, nell'Occidente non ci sarà più. Una delle possibilità del futuro è o che ci sia la Russia con l'Ucraina o non ci sarà più nella Russia, nell'Ucraina, nell'Occidente. L'opzione nucleare, in altre parole, cioè loro continuano a scaldare i motori di una opzione nucleare, incominciando con quelle tattiche che possono fare comunque limitarsi un territorio, ma una bomba tattica può fare anche 90 milioni di morti. Stavriarsky, che è appunto quello che ha parlato con lui qualche giorno fa e che ha riferito al giornale inglese The Spectator, Stavriarsky scrive che Dugin avverte esplicitamente che è folle ridicolizzare le ragioni per entrare in guerra. Cioè Stavriarsky scrive che Dugin avverte esplicitamente, cioè minaccia, che è una follia ridicolizzare le ragioni della Russia per entrare in guerra. L'escatologia è presente nelle nostre menti, dice Dugin, e influenza le nostre decisioni. Afferma, si può ridere di essa, ma si dovrebbe ricordare che si ride di persone con armi nucleari. Non vedo perché non dovremmo usarle, o perché Putin esiterebbe a usarle, se la Russia iniziasse a fallire. Cioè, anzi, Dugin qualche un anno fa aveva auspicato o che Putin usasse le armi nucleari o che fosse, e ha raccontato un apologo in cui appunto veniva squartato uno zar che non aveva fatto quel che doveva fare, cioè usare le armi nucleari. Questo è quanto ha detto lo Spettator, ha detto questo. Dunque, non so chi sia questo Edward Stavraski, comunque un giornalista inglese di origine russa che ha incontrato personalmente Dugin qualche giorno fa e ha riferito al giornale queste parole di Dugin che abbiamo letto. De Matteo conclude: è difficile dire fino a che punto Dugin sia la voce di Vladimir Putin, però in alcuni ambienti della cosiddetta destra identitaria egli è considerato come un maestro di pensiero. Cioè in Italia la destra identitaria, anche cattolica, considerano Dugin un maestro di pensiero. In questi ambienti l'odio verso l'Occidente è parallelo all'entusiasmo per la Russia putiniana, capito? C'è un 15% di italiani che sostengono la Russia putiniana, è stato pubblicato sul Corriere 2 giorni fa, considerata l'unico baluardo dei valori tradizionali in un mondo corrotto, poveri noi. Chi conosce la Russia da vicino sa benissimo che il divorzio, aborto e tutta la compagnia è peggio che in altri paesi. La presenza, la religiosità misurata dalla presenza della Sacra Liturgia è al 4%. Quindi Dugin lascia capire, insomma, che una guerra nucleare non avrebbe né vinti né vincitori, ma nel conflitto globale vede un'opportunità per l'umanità.
al gran rese dell'Occidente, egli oppone un gran rese nucleare russo, che attraverso un riazzeramento della situazione permetterebbe alle forze della tradizione gnostica di risorgere come la fenice dal caos. È gente pericolosissima, sono dei pazzi. D'altra parte si sa benissimo che proprio in Russia proliferano i pazzi di Dio. Mi dispiace usare queste parole molto concrete, però voi dovete capire, cari amici, che queste parole, questa severità, le ha usata la Madonna. Quando nel secondo segreto di Fatima le ha usate profeticamente riguardo alla Russia, e perché non possiamo usarle noi dopo che ci sono esplicite minacce di azzeramento del mondo con la forza nucleare, perché o la Russia ingloba l'Ucraina oppure ci sarà la catastrofe, ci sarà la Magedon, scusate. Ecco, qui tra l'altro è uscito un articolo, adesso devo finire perché se no non si finisce più, che è interessante, ma via di uno ascoltatore, è uscito sul Messaggero, dove un giornale inglese pubblica, secondo fonti che qui in questo articolo sono citate, che è allo studio in Russia l'uso ravvicinato di armi nucleari tattiche, quindi quelle mini armi nucleari, per conquistarsi il territorio fino a Kharkiv, che è la seconda città dell'Ucraina. Il presidente russo sa che il cosiddetto operazione speciale, che la cosiddetta operazione speciale, scrive il Messaggero, necessita di arrivare a un punto di svolta più presto, e pur di raggiungere il suo obiettivo è disposto a ricorrere ai metodi più drastici, cioè l'offensiva finale con l'uso di armi o nucleari tattiche o chimiche o batteriologiche. Questo articolo qui ve lo faccio pubblicare sul nostro sito. È l'Irish Breton Gordon, che è un esperto di armi chimiche. La Russia quindi potrebbe decidere metodi drastici pur di raggiungere l'obiettivo, quale, a mio parere, afferma Breton Gordon in un editoriale su Telegram, le uniche armi di cui dispone la Russia che potrebbero raggiungere l'obiettivo in questo lasso di tempo, cioè in pochi mesi, sarebbe un'arma nucleare tattica, una sorta di attacco chimico o biologico, un'offensiva quindi estremamente pericolosa, un assalto apocalittico, come lo definisce l'esperto militare. D'altra parte anche Dugin ha parlato di apocalisse. E sempre questo giornalista inglese, Breton Gordon, conclude la sua analisi con un monito per gli occidentali, Putin ha un ego insaziabile, un desiderio di grandezza a qualunque costo. Quelli in Occidente che credono che un cessato il fuoco potrebbe essere seguito da un ritorno alla normalità sono dei veri sciocchi, scrive. Dobbiamo sostenere e amare pienamente l'Ucraina. Se non lo facciamo, entro pochi anni la NATO sarà in guerra con la Mosca. Quindi vedete, amici, io mi auguro, cari amici, che fra gli obiettivi della Madonna, le sue intenzioni, ci fosse quella di sostenere la Chiesa con quei 3 giorni di preghiera in questi giorni di attacco specialmente dissennato nei confronti del Papa. E probabilmente c'era anche questo che è maturato in questi giorni, è ribadito anche da Dugin, fra l'altro, che non si può tirare la pelle lunga in Ucraina, bisogna ricorrere a mezzi persuasivi, cioè armi nucleari o altre chimiche o batteriologiche. E questo, cari amici, poteva anche essere questo, negli obiettivi che la Madonna ha messo, le sue intenzioni per quel che è sotto i giorni di preghiera. Dunque, adesso per non andare troppo per le lunghe, cari amici, vorrei leggervi, quindi io vi ho già detto che per me le intenzioni della Madonna, per cui è sotto i giorni di preghiera, c'era in primo luogo
la preghiera in difesa della Chiesa e del Papa, per la Chiesa e per il Papa, per me. Potrebbe anche esserci questo, evitare una guerra nucleare. Potrebbero essere queste due intenzioni nelle preghiere di tre giorni. Stamattina Francesco da Perugia, ieri sera, mi ha scritto una lettera di questo, con questa domanda precisa che rivolgo anche a voi, cari amici, e cioè se la promessa della Madonna il 1° gennaio ridimensiona i segreti. Vediamo, due righe che ha scritto, ma è molto interessante. Carissimo Padre Livio, so che è molto occupato, perciò vengo subito alla domanda. La Madonna, per aver pregato per le sue intenzioni, ha fatto una promessa straordinaria. Non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. Non le sembra che queste parole ridimensionino il tempo dei segreti? Almeno come noi ce lo siamo rappresentato fino ad ora? Qualcuno infatti ha dato questa interpretazione, che mi pare di un ottimismo eccessivo. Lei che un'opinione si è fatto? Cioè, praticamente questa promessa meravigliosa, non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli, potrebbe in qualche modo, non dico annullare, ma comunque ridimensionare gli eventi dei segreti. Questa è la domanda. Voi date la vostra risposta, io dato la mia risposta molto articolata, che credo che vi interesserà molto, e quindi vi invito a leggere questa domanda di Francesco di Perugia e la mia risposta sul mio sito, sul sito è il mio, ma comunque è nella piattaforma di Radio Maria, ovviamente. Il mio blog entrando da Google è blogdipadelio.it e vedete la mia risposta alla domanda di Francesco di Perugia, cioè la promessa della Madonna ridimensiona i segreti. Cosa dite voi? Poi potete leggere quello che ho detto io. Il sito e il blog, se entrate attraverso Google, è blogdipadelio.it, se entrate attraverso il nostro sito radiomaria.it, entrate in alto, c'è l'icona del blog, entrate. E così sono anche contento che sono aumentati in modo considerevole gli utenti del blog, perché attraverso questo blog, dove ho formato gli Apostoli di Maria, e anche con una corretta informazione, e poi un'informazione comunque data, comunque, come si dice, da un prete che esercita ufficialmente il suo ministero come direttore di Maria, cioè ufficialmente, nel senso che ovviamente non sono qui di straforo, sono qui perché questo è il mio lavoro ecclesiale che sto facendo. Bene carissimi, con questo abbiamo terminato la nostra lettura cristiana della cronaca della storia. Scusate, sono andate un po' per le lunghe, però era molto interessante, molto importante. Ringrazio tutto quello che state facendo per Radio Maria, sostenetela con generosità, cari amici, come state facendo. Restate cari amici sempre in sintonia, sono la dolcissima Radio Maria.